Gesù Cristo, con la sua venuta, ha annunciato la pace. Efesini, capitolo 2, versetto 17. La pace degli uomini e la pace di Dio. L'autore del Salmo 120, al verso 7, scriveva: «Io sono per la pace, ma non appena ne parlo, essi sono per la guerra». Tale era il mondo di un tempo e tale è ancora oggi. Non conoscono la via della pace. Romani, capitolo 3, versetto 17. Il nostro secolo, che si vanta delle sue conquiste e dei suoi progressi, conosce in tutte le parti del mondo guerre, rivoluzioni e lotte intense. Non c'è ragione per essere fieri dell'umanità, ma esiste un'altra pace, quella di Dio. Essa non riposa su un fragile compromesso che le darebbe soltanto una durata passeggera, ma su un solido fondamento, l'opera di Cristo alla croce. Gesù, solo mediatore fra Dio e gli uomini, ha risposto sia alle esigenze della giustizia divina, sia alla nostra condizione di peccatori. È Lui che è la nostra pace. Efesini, capitolo 2, versetto 14. E ha fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Colossesi, capitolo 1, versetto 20. È una pace che Dio offre generosamente a tutti gli uomini, poiché Egli è l'Iddio della pace. Romani, capitolo 16, versetto 20. Non ci è accordata in virtù dei nostri meriti, ma in virtù del sacrificio di Cristo. Amici, possedete questa pace? Avete già regolato con Dio la questione dei vostri peccati? Essi sono come un debito che avete contratto con Dio e che non potrete mai pagare con i vostri mezzi. Ma Dio assolve il debito di tutti coloro che, riconoscendosi insolventi, credono al sacrificio di Cristo.